Innanzitutto l'ambiente montano ha bisogno di una popolazione che lo viva. Difatti il rischio più grosso che oggi corre la montagna è proprio questo, di perdere il popolo che lo vive, da noi il popolo delle Alpi. Perché la gente quindi resti in montagna, viva la montagna, se ne prenda cura, c'è bisogno di garantire lavoro e qualità della vita. Quindi innanzitutto dobbiamo applicare strategie che permettano alle persone di non sentirsi troppo attratte dalle grandi città, ma si sentano invece in grado di scegliere, soprattutto i nostri giovani, di vivere ancora in montagna. Questo vuol dire garantire scuole, vuol dire garantire presidi sanitari, vuol dire garantire servizi e vuol dire dare ai comuni, alle piccole comunità, al volontariato, ai pompieri, agli agricoltori quel valore che oggi non viene così considerato.